Il tema, al di là delle zone arancioni e rosse, si pone anche per quelle gialle, cioè com'è possibile che lo stesso ristorante, con lo stesso numero di persone, sia contagioso alle 20 e non alle 13? Certo. Il problema è limitare le persone, ma se tu hai le stesse persone non è che c'è una possibilità di contagio. È che loro hanno in mente, io ho parlato con uno dei ministri, il quale vi ha detto: il nostro problema non è chiudere, aprire, è che senza musei, senza ristoranti, senza teatri, senza cinema, la gente resta in casa. Però non vogliono tenere in casa le persone e trovano un espediente che non sia il famoso lockdown, ma che sia impedire ogni opportunità, come dice, non c'è nulla. Ancora più grave è il coprifuoco alle 22, cioè se tu non incontri nessuno per strada basterebbe questo, basterebbe non fare assembramento. Ora, siccome a Roma abbiamo la Raggi, è evidente che c'è una cospirazione di coglioni, cioè noi abbiamo coglioni al governo, coglioni nella città. A Roma non ci si può avere una che come primo obiettivo, invece che far vivere e far vedere la città più bella del mondo, vuole fare uno stadio con tre grattacieli. Cioè, questi sono dei minorati mentali. Cioè, quando sarà finito tutto faremo un processo di Norimberga per Conte, Di Maio, per la Raggi, cioè, vanno processati e mandati in galera, perché non possono andare essere in libertà persone così. L'idea del contagio presso i medici migliori è la soluzione inevitabile, cioè non puoi frenare un fiume con le mani. Quindi il contagio si diffonde. Quando hai il 95% di asintomatici e del 5% che restano lo 0,2 di mortalità, devi prendere atto che non c'è una soluzione diversa. Loro non diffondono i dati relativi alla mortalità da Covid, ma diffondono il numero dei contagiati, e quindi le persone che stanno benissimo, che vivono normalmente, devono vivere come se fossero malati, cioè sono malati presunti, non malati reali. Il vaccino ha preso il posto di Dio, visto che Dio non ti sono pregato. Dio vaccino, cioè, entro febbraio possiamo almeno avere l'idea che, siccome il vaccino di per sé diffonde un ottimismo, cioè il dato fondamentale è il pessimismo, la paura, mia sorella che è impaurita, la gente che si maschera, quindi c'è un 70% degli italiani che sono stati intimiditi e hanno la paura del virus. Il vaccino indica la speranza, quindi da qui in avanti la condizione psicologica, fino a che non sarà dato, sarà sempre di preoccupazione, però credo che possa salire una sensazione che alla fine se ne esce. Quindi sono abbastanza ottimista, rispetto, come sono sempre stato d'altra parte, che il vaccino dia alle persone la sensazione che riusciranno. Il loro obiettivo non è curare i malati, è ammalare i sani. Loro vogliono far diventare malati tutti voi, tutti noi, diventando, come dire, psicotici, cioè c'è il pericolo. Cioè creare una malattia mentale. Il vaccino, l'idea del vaccino, dà il senso di una, come dire, resurrezione. Quindi questo è positivo. È una promozione per vendere vaccini. Il business dell'industria farmaceutica sicuramente, perché il vaccino deve comunque essere distribuito almeno a 50 milioni di italiani, ammesso che non lo possano imporre, però la persona ha paura, meglio fare una cosa. L'altro affare è quello delle mascherine, 50 milioni di mascherine al giorno sono un altro, quindi dietro c'è, solo che non posso pensare che il governo sia strumento, il governo è pieno di coglioni, i quali diventano strumento involontario di questa misura. La mia soluzione è comportarsi come hanno fatto gli svedesi, come se non ci fosse il vaccino, con delle prudenze minime nella vita, essere in qualche modo fatalisti. Adesso la soluzione è l'idea che hai davanti, il miraggio del vaccino, e quindi le persone tenderanno a essere ottimiste, rimangono in casa, però.